Siamo nella sede WIPA dei Vigili del Fuoco, con me ci sono Gerardo Romano, che è segretario nazionale WIL, Pubblica Amministrazione, con delega alla contrattazione dei Vigili del Fuoco, e l'avvocato Antonio Zimbardi, che si occupa della parte disciplinare di questa materia. Allora, un saluto a tutti e due, cominciamo dal segretario, che ci dirà perché la WIL della Pubblica Amministrazione ha deciso di approfondire questo tema, insomma, delle tutele dei vigili del fuoco, non solo rischiano la vita, ma anche rischiano tanto sul piano economico e legale, insomma, perché si è dovuto dare questo segnale a tutti i corpi dei vigili del fuoco. Ma noi siamo partiti dalla constatazione che i livelli di tutela fossero di fatto insufficienti. Sono insufficienti perché i vigili del fuoco operano in una situazione di rischio che prevede una condizione di pericolosità dell'azione che loro intraprendono tutti i giorni per operare il loro soccorso, e questa situazione di pericolo non solo è costante durante gli interventi di soccorso, ma è costante anche durante il periodo di addestramento che consente ad avere un personale pronto a operare tutto il soccorso. Su questo noi ci siamo ritrovati con una normativa contrattuale che abbiamo ritenuto e riteniamo del tutto insoddisfacente. Cioè, oggi noi abbiamo delle zone d'ombra dove abbiamo delle carenze di tutela della salute e della responsabilità in relazione alla tutela della salute e in relazione alla responsabilità per la quale incorrono i vigili, che riteniamo debbano essere oggetto di una rivisitazione. Noi oggi stiamo assistendo in queste ore al rinnovo del contratto, siamo protagonisti del rinnovo del contratto per il comparto soccorso e per il comparto sicurezza, e quindi ci sembrava giusto, ovvio, doveroso che si desse una risposta che riteniamo appunto essenziale per una tutela reale di questa parte così importante del mondo del lavoro. Come viene ricordato sempre, spesso ai vigili, loro sono coloro che devono mettere a rischio la loro vita laddove è il rischio la vita delle persone che devono andare a soccorso. Segretario, entrando ancora più nel merito di questa materia, un vigile del fuoco può serenamente fare il suo lavoro, insomma, deve rispondere di suo davanti al rischio, come diceva lei, della propria vita, ma anche di quella dei colleghi. Ecco, ha toccato un tema che è di particolare rilevanza, di particolare gravità e che aggiunge responsabilità in momenti all'operatore, in momenti che già di per sé sono drammatici. Abbiamo detto che operare quale vigile del fuoco vuol dire operare in condizioni di rischio, abitualmente in condizioni di rischio. Ora, quello che a noi sembra del tutto incoerente è che il rischio dell'azione che viene intrapresa, piuttosto che cadere sull'amministrazione, che in qualche modo è responsabile del soccorso, cade sui singoli operatori relativamente all'azione che loro intraprendono. Guardate, il problema è esattamente un po' quella della responsabilità professionale, che noi sappiamo sta cambiando anche un po' il panorama intervento e di capacità di dedizione degli interventi da parte dei vari professionisti. È chiaro che noi non diciamo che vi è una deresponsabilizzazione del vigile. Non è questo che noi diciamo. Noi diciamo che vi è una piena responsabilizzazione, ma non può essere che chi opera in situazioni, ripeto, rischiose, che prevedono appunto addestramenti complessi, interventi complessi, sia poi chiamato anche a operare rispetto agli effetti che quell'azione può avere nei confronti di terzi. E facendo un esempio, se io sto operando soltanto indicazioni e
e nell'azione che io svolgo, non dico per interizia, ma per una scelta che può risultare col senno di poi non corretta, io sono costretto a andare magari davanti a un giudice a difendermi rispetto a una responsabilità che impedisce naturalmente in quel momento di aver fatto la scelta che col senno del poi qualcuno debba dire, e questo qui crea oggi purtroppo, e a nostro avviso in maniera ingiustificabile e inaccettabile, una responsabilità penale e civile dell'operatore rispetto all'azione che viene messa in campo. Ecco, su questo, per quello che ci riguarda, riteniamo che sia una condizione che toglie serenità agli operatori, toglie serenità. Quando io mi ritrovo in una situazione di dover prestare soccorso, e questo in qualche modo è qualcosa che conosciamo tutti, ad esempio nel soccorso stradale, no? Ma quanti di noi sanno che prestare soccorso fuori di quelli che sono i protocolli comporta una responsabilità diretta di chi effettua magari un errore sbagliato? Ora pensate che qui abbiamo dei professionisti che evidentemente operano in maniera professionale, ma come tutti quanti, nel lavorare soprattutto in condizioni di rischio così importanti, si possono fare delle scelte che esposto, successivamente si può dire non sono state quelle giuste, poteva essere fatto un'altra cosa, ci poteva essere un comportamento diverso, quale protocollo si è utilizzato. Ecco, noi riteniamo che vada liberata la situazione della responsabilità rispetto alla responsabilità personale, che invece deve essere, come è giusto che sia, in capo al soggetto che questo soccorso eroga, che evidentemente è il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ripeto, questa situazione non è che comporta un'aria, come dire, si mette delle responsabilità, perché non è che se qualcuno si comporta con colpa grave vuol dire che questo gesto non ha conseguenze, avrà conseguenze dal punto di vista disciplinare, del rapporto di lavoro, ma è inaccettabile che rispetto a delle situazioni di gravità inaudita, noi stiamo parlando di situazioni dove si presta soccorso a un condominio, se va a fuoco su beni che spesso hanno rilevanza, non è concepibile che un errore possa essere sempre possibile, chiunque opera può sbagliare, ma che le conseguenze patrimoniali di questo errore possa gravare su una persona che guadagna 1.300 euro al mese. Cioè, su questo tipo di ragionamento ci sembra che sia una situazione evidentemente inaccettabile. Su questo c'è necessità di dare delle risposte, perché quello che oggi stiamo dicendo, che può apparire un ragionamento teorico, purtroppo invece si è rilevato un fenomeno assai diffuso, con conseguenze che hanno portato a responsabilità patrimoniali di operatori nei confronti di terzi che in qualche modo hanno lamentato carenza di rispetto dei protocolli che pure erano stati individuati. Ma voi comprendete che vuoi nell'azione, vuoi nell'addestramento, quando parliamo di soccorso e quindi parliamo di attività di loro natura, per loro natura pericolose. Non è che stiamo dicendo con quanta velocità io scrivo una pagina, o se è un esercizio di bellagrafia. È un problema dove evidentemente ci sono delle situazioni a rischio e noi dobbiamo essere in condizione di tutelare questi soggetti. Faccio un esempio. Se anche nell'addestramento, e spesso ci sono situazioni di grande difficoltà, di grande pericolosità, qualcosa non funziona. Il problema non è senz'altro internamente di andare a ricercare cosa non ha funzionato, ma non è un problema di andare a trovare il capo ispettorio col quale andare a risarcire un'eventuale possibilità. Perché questo è il problema. Questo è il problema sul quale noi intendiamo insistere. L'altro dato, ma
lo dico perché è un dato che comunque rileva, ricordo che quello che noi abbiamo chiesto è ad esempio una sorta di anagrafe della situazione di salute degli operatori del soccorso, perché proprio in ragione degli stress e delle esposizioni che si hanno durante le azioni, è importante avere una ricognizione costante dello stato di salute degli interventi di loro natura pericolosi, che in qualche modo possa consentire di avere anche un quadro di evoluzione clinica degli operatori che possa garantire davvero un elemento. Grazie, anche perché diciamo che gli scenari in cui i vigili del fuoco operano non sono mai prevedibili al 100%, per cui c'è anche una capacità di interpretazione al momento insomma, che non è codificata a molte e con una puntualità. Cioè, un movimento costante insomma, ma non solo, se posso permettere, ci sono degli interventi che per loro natura lasciano poi agli operatori la necessità di dover fare delle scelte che sono spesso di generosità. Se io mi calo da un elicottero dentro il capaccio e c'è del vento e là dentro so che la persona che sta dentro ha 2 ore di vita, poi posso dire, rispetto il protocollo che mi dice che con più di 20 nodi di vento io non devo mettermi giù, ma poi è un problema che sto cercando di salvare, lo lascio vedere. Questa è la situazione con la quale spesso i nostri operatori si muovono, e su questo il personale è abituato. Lo dicevo prima, laddove gli altri scappano, il vigile è chiamato a intervenire e a soccorrere. Prima era una tavola rotonda a cui tutti noi abbiamo partecipato insieme a tante altre autorità, cioè sia del corpo dei vigili del fuoco, ma anche dello Stato, per cercare di portare a sintesi un po' questa materia. Ecco, ci sono tanti casi, avvocato, quando ti parli dei vigili del fuoco, che qui non stiamo a citare, anche perché ci sono dei procedimenti in corso, non vogliamo interferire con quelli che sono, diciamo, i verdetti, insomma, dell'amministrazione giudiziaria, e comunque sono persone che hanno fatto il loro dovere, hanno anche diciamo obbedito tra virgolette le disposizioni, si sono trovate poi a dover rischiare la casa, i risparmi di una vita, dopo aver dato tutto insomma per questo uomo che risulta il più amato dagli italiani. E allora avvocato, entriamo nel merito diciamo così normativo della materia. Ci sono questi dipendenti che pagano per le responsabilità dell'amministrazione, che sta subendo alcuni casi emblematici, ma cosa c'è che non funziona sul piano normativo? Guardi, il segretario è stato magistrale nell'inquadrare la questione. Quello che noi stiamo cercando di fare negli ultimi almeno 5 anni, per quanto mi riguarda, quotidianamente, è quello di sensibilizzare la magistratura a comprendere l'essenza e l'importanza di questa questione. Teniamo conto che i magistrati decidono ovviamente un solo collegio composto da 3 giudici, 150 cause, tra le più disparate. Quindi è anche importante che un magistrato si renda conto e si cai in una realtà che magari non conosce direttamente, come può essere quella che dice il fuoco di loro così. Quella realtà che, come correttamente rappresentava Seda, è una realtà dinamica. Cioè che porta il singolo soggetto ad adottare delle scelte anche nella frazione di pochi secondi, in un contesto che non consente di fermarsi e attendere 15 minuti per capire quanti nomi come agire. Quindi in un quadro normativo che è particolarmente confuso e disomogeneo, e su un quadro normativo che lo è, questa difesa, noi avvocati, difendiamoci anche per c'è anche la richiesta che uno di questi casi che sto trattando nella dimostrazione, c'è la pretesa che un vigile del fuoco, che fa il vigile del fuoco, potrebbe conoscere perfettamente la normativa, saperla interpretare come qualcun altro la interpreterebbe. Invece questa è una responsabilità che compete a qualcun altro, non all'adulto, una responsabilità che compete da parte della legale, cioè laddove la normativa non dà una risposta, cioè afferma in stato la necessità di intervenire su quella normativa.
deve intervenire la parte italiana, la parte italiana deve intervenire con delle disposizioni precise, adeguate, con delle disposizioni che tutelino il lavoratore. Ci possiamo aspettare, anche questo lo accennava la segretaria, che ci possa essere un lavoratore che incorra in un errore connotato da una colpa grave per loro, è giusto che quel lavoratore risponda della gravità dell'errore commesso, dell'errore che non si giustifica, ma non possiamo pensare che ogni qualvolta il lavoratore adotti una scelta e quella scelta può risultare non corretta, col segno che poi quel lavoratore, o perché qualcuno abbia detto che quella scelta non era corretta, debba rispondere di quella scelta anche nei confronti della parte datoriale, perché la cosa, l'anomalia sta nel fatto che uno si aspetta che la parte datoriale sia sottratta il lavoratore, perché il lavoratore è parte del contesto datoriale, non è esterno a quel contesto lì, oppure lo è a seconda se conviene o non conviene che lo sia, no, lo è sempre parte di quel contesto lì. Quindi il senso di responsabilità della parte datoriale vuole che quel lavoratore in quel momento è la parte datoriale, sta agendo nell'interesse dell'organizzatore del lavoro e poi l'interesse pubblico dei cittadini, non nell'interesse proprio personale, ma che per nessun motivo di dover tenere un comportamento che possa non essere corretto. No? È fondamentale che la parte datoriale si assuma questa responsabilità e protegga questo soggetto sotto tutti i punti di vista, che il primo danno che poi il lavoratore subisce. Io sono anche soggetto con la 15 euro al mese, io sono anche soggetto con la 1.300-1.400 euro al mese, che sono soggetti che si dedicano anche allo stato ordinario, non pagando, perché ti aspettano in 6 anni lo stato ordinario, che chiaramente sono persone che cercano di sostenere una famiglia, cioè lavorano anche per la propria famiglia, cioè che quel rapporto consapevole della difficoltà e della peculiarità di quel ruolo che ho scelto con la vita di fare. Però è chiaro che chi dirige, e quindi chi è a monte e detta anche delle disposizioni, non può non tenere conto di questo. E quindi non può non farsi carico di una problematica che si possa verificare. Farsi carico di una problematica significa averlo patrimoniale, coprire le spese, significa questo è anche il tema anche normativo, cioè a livello assicurativo, significa a livello psicologico, cioè sono tanti punti di vista, cioè lei pensi, faccio questo esempio, mi fermo. Io rappresento un lavoratore che nel corso della sua carriera, oltre 30 anni, presso il comando di un fuoco di Foggia, ha partecipato a innumerevoli interventi, cito qualcuno. Lui ha partecipato all'intervento di soccorso nel crollo di una palazzina con 64 vittime, ha partecipato a un intervento di soccorso nel corso di un terremoto con centinaia di vittime, uno degli incendi stradali più pesanti con 127 vittime coinvolti. Un soggetto che attualmente oggi soffre di una grave forma ansioso-depressiva. Questo soggetto, che non ne soffriva prima, chiaramente ha fatto presente che queste tipologie di malattie, di patologie, sono anche riconducibili al lavoro che svolgono. Perché questo lavoro ha delle implicazioni forti, anche psicologiche. Noi abbiamo una relazione con un comando di Geofuoco di Foggia che riconosce in quel periodo di questi gravi interventi straordinari. Addirittura era intervenuto una collaborazione con la ASL di riferimento per dare un supporto psicologico di pochi intervenuti. Beh, oggi questo lavoratore è indicata e riconoscimento la cosa di servizio. Quindi anche questo è un'espressione del fatto che l'apparato amministrazione generale, lo Stato, non può non farsi carico anche del riconoscimento delle implicazioni che questo lavoro ha sotto tanti punti di vista, quindi il tema è la sicurezza, gli infortuni, le malattie professionali, cioè sono tutti aspetti che toccano da vicino le persone. Io ho ricevuto tantissime richieste di questa sensazione, diciamo, io
cioè oggi sono in attenzione, ma credo di aver diritto a che mi venga riconosciuto che tutto quello che ho fatto anche con, delle, con il tempo forte e anche psicologico. Perché questo non mi viene riconosciuto? In questo senso sono auspicio che la parte datoriale effettivamente abbia una presa di consapevolezza. Diversa. Lei è già entrato nel merito di quello che le stavo per chiedere, insomma, le disposizioni sono tante, a volte non sono chiare, troppe sono le variabili, quindi occorrerebbe fare un po' di ordine e dare le indicazioni precise anche sul piano delle tutele. Come ho detto, cioè il quadro normativo francamente andrebbe rivisto, ma rivisto sotto tanti punti di vista, lo dico, rivisto non solo dal punto di vista della prevenzione, ma anche dal punto di vista, ad esempio, del recupero della tutela. Cioè, lei pensi che per avere un riconoscimento di una dipendenza dello stesso servizio la causa dura 10 anni. Però non c'è una cosa di un tema sull'organizzazione del processo, no. No, perché il lavoratore che già paga il fatto di aver contratto una patologia nell'esercizio della sua funzione, poi per avere il riconoscimento di quella dipendenza, che quindi anche un indennizzo, perché quello che rispetta al prevede la legge, deve attendere 10 anni. Quindi è un quadro nel suo complesso deve totalmente e in questo auspichiamo che la politica, il legislatore intervenga con disposizioni sempre più chiare, perché anche la difficoltà che abbiamo, che poi fa sì che esista l'avvocato come esista il magistrato e come esistano due magistrati nello stesso collegio decidano in modo totalmente diverso a distanza di un mese l'uno dall'altro, perché anche questo è un aspetto importante. Noi ci troviamo persone che ci dicono guarda, ma io sono stato escluso da una stabilizzazione. Io sono stato questa stabilizzazione e la mia testa è decisa dal collegio del Consiglio di Stato il 5 marzo e mi ha dato poco. Poi al 26 di aprile il presidente del Consiglio di Stato ha ragione un altro gruppo di ragazzi. Quindi questo per dire che la norma chiara risolve già a monte una serie di problematiche e la chiarezza. Pensiamo anche un'altra cosa, la norma è generale estratto, cioè la norma per definizione è generale estratto. Quindi anche l'intervento della parte datoriale nel riempire di contenuto spesso queste norme, quindi anche con dei regolamenti specifici, è fondamentale. Grazie, avvocato. E segretario Romano, esiste la necessità di modificare la quadra? Sulla questione delle responsabilità dei livelli retributivi, insomma, se vogliamo scendere anche per visto che poi chi opera ha rischi elevati e questi. Ma ha detto la verità, ecco, io credo che questo sia anche il presupposto. Quando si dice che oltre l'87%, quasi l'88% degli italiani apprezzano l'operato del vigile del fuoco, vuol dire che stanno apprezzando l'operato di chi al di là di quello che è il rischio della propria vita e sta operando nell'interesse della cittadinanza. Allora, prima l'avvocato ha fatto un passaggio dove ha detto ad esempio ci sono delle situazioni nel nostro ordinamento, ma lo dico così, difformità di decisioni dei giudici che sono possibili e vi è anche una responsabilità, ma la responsabilità in capo che è in capo all'amministrazione della giustizia. Oggi noi abbiamo il paradosso, lo dico così, che un giudice che non dico per colpa, dico così, per dato processuale, dovesse emergere che vi è stato un comportamento dove Tizio si è visto danneggiato dalla decisione giudiziaria, paga l'amministrazione della giustizia. Se Tizio si vede danneggiato dall'operato di un vigile del fuoco, paga il vigile del fuoco. Ora, mi sembra che su questo stiamo parlando, ricordate, lo dico, perché su questo abbiamo paradossalmente la stessa area contrattuale. Cioè tutte e due, vigili del fuoco e magistrati
sotto tutte e due del personale, come si può dire, non contrattualizzato, cioè gestito da contratti che, di lavoro, da regolamenti che non promanano direttamente dalla contrattazione, ma che vengono appunto recepiti attraverso atti normativi. E quindi anche qui quello che puntualmente stava dicendo prima l'avvocato, che noi non abbiamo l'applicazione di norme contrattuali, e anche la nostra azione, quando diciamo che abbiamo necessità di ridisegnare tutto il panorama di norme che regolano il rapporto di lavoro dei vigili del fuoco anche in maniera equitativa rispetto a quello che il personale altro delle pubbliche amministrazioni, in tema di responsabilità, ma come veniva giustamente ricordato, in tema anche di tutela salariale, e questo qui vuol dire che dobbiamo mettere mano anche a quelle che sono delle situazioni incongrue del nostro ordinamento. Stamattina ricordava l'avvocato in maniera puntuale, dove noi abbiamo delle situazioni che rimandano alla responsabilità e ai comportamenti degli operatori, che sono riferite a norme primarie dello Stato che hanno trovato attuazione dopo 13 anni. Beh, nel vuoto di questi 13 anni tante persone si sono, come si suol dire, fatti male, mettendo a rischio il loro patrimonio, mettendo in rischio la serenità delle proprie famiglie. Quello che credo che sia inaccettabile è che chi è chiamato a dare serenità a tutti quanti noi, a proteggere le nostre famiglie, le nostre abitazioni, debba pagare lui il costo di questo servizio che deve svolgere. Se l'87% degli italiani apprezzano, non li apprezzano perché solo sono capaci, ma perché sono capaci di fare quello che tanti altri non sono capaci di fare, cioè di fare un atto al di là di prima vedere col manuale se questa cosa la devo fare o non la devo fare. Immaginate se nel momento del soccorso, siccome nessuno di noi può essere il picco della miracola e ricordare le miriade di norme che possono soccorrere in qualche momento, mettersi lì in intervento dice scusami, fammi leggere un attimo il manuale per vedere se questo è il comportamento che devo assumere o no. E attenzione, quello che può sembrare un paradosso è la realtà, perché se io non leggo il manuale e poi non ho usato quello, domani un terzo mi dirà che io non avendo utilizzato il manuale, pur avendolo salvato, devo risarcirlo perché il manuale non è stato rispettato. Questo paradosso va risolto. Questo è un paradosso del tutto insopportabile che va evidentemente risolto. L'entusiasmo con cui il segretario lei si sta accalorando, perché in effetti la passione poi è anche un elemento di portare avanti questo lavoro, perché io, questa passione. Io credo che oltre che una passione, come dire, se consentito contrattuale, credo che questa sia quello che si chiama la passione civile. Cioè, nel senso, io credo che un ordinamento diventa equilibrato quando riesce a tutelare davvero tutti gli interessi in campo e non si facciano confusioni. Dico che la vita di un vigile del fuoco che viene messa a repentaglio tutti i giorni, pure se non tutti i vigili del fuoco hanno carriere, istituzioni, percorsi concorsuali ricchi come altri pezzi dell'amministrazione dello Stato, avevano diritto alla stessa dignità e alla stessa tutela che lo Stato garantisce ai suoi servitori. Ma sul piano della contrattazione, visto che comunque siete in campo come sindacato, cosa si sta facendo? Sul piano della contrattazione noi stiamo operando su due versanti. Uno, sul fatto di avere in una situazione di grande confusione contrattuale, perché rubando qualche minuto se lo consente, noi abbiamo una situazione per i vigili del fuoco dove la disciplina contrattuale proviene da due esperienze contrattuali diverse. Una è la contrattazione di tipo privatistica, quella che si faceva col contratto, che si faceva col contratto aziende all'ARAN, quindi all'Agenzia Nazionale del Pubblico Impiego. E dopodiché ci sono stati ulteriori interventi, quando il corpo
nazionale non è più molto riconvizzato, e che sono squisitamente normativi. Si dirà, le norme hanno racchiuso interamente tutto il rapporto di lavoro? No. Noi abbiamo fatto, proprio come Will, un'analisi attenta di tutte le normative che riguardano il rapporto di lavoro e abbiamo potuto constatare come alcune, ad esempio, non sono neanche state recepite mai in DPR, non hanno forza di legge, cosa che teoricamente per avere piena efficacia dal punto di vista squisitamente formale, ma noi non siamo dei formalisti, comunque e noi quello che abbiamo chiesto sia al Ministero della Funzione Pubblica sia al Ministero degli Interni di fare questa ricognizione e quindi di fare finalmente un contratto che in qualche modo chiarisca quali siano le situazioni. Importante che anche il tema della responsabilità era presente nella vecchia contrattazione, che mutuava appunto quella che è la contrattazione del personale non contrattualizzato, anche contrattualizzato rispetto a quelli che sono le spese legali, piuttosto che il principio di responsabilità dell'amministrazione, che comunque è lei che risponde dell'azione, come qualunque tipo di datore di lavoro, se è un operaio di una ditta sversa del liquido inquinante dentro un lago, non è la ditta che viene, è la fabbrica che viene incriminata, non mai l'operaio che magari per imperizia viene. Ecco, questi principi che sembrano principi di civiltà spesso, e sono principi di civiltà, dottoressa, spesso sono dimenticati, diciamo così, dimenticati, e ci troviamo oggi a dover recuperare questi spazi. E l'altro spazio che noi riteniamo particolarmente significativo, proprio perché abbiamo, lo ricordavo prima con degli esempi veri, reali, l'avvocato un attimo fa, noi abbiamo anche del personale che abitualmente presta servizio in situazioni pericolose. E guardate, non solo pericolose, ma anche con esposizioni a rischi che di rischio hanno tre volte. Quando io intervengo dentro un incendio con materiale, hai voglia di dire che io ho la protezione di maschere che sono maschere standard e che non coprono, io non lascio anche senza tutte le protezioni, io sono chiamato a intervenire. Quando intervengo dentro un incendio non è detto che io sappia cosa stia bruciando, e come voi sapete, come tutti, anche chi ci ascolta può comprendere senz'altro quel rischio io me lo assumo perché sto andando a salvare e ho necessità di agire anche in urgenza per risolvere il motivo del problema. Ecco, l'altra cosa che noi chiediamo è che vi sia una sorta di anagrafe degli interventi, dei rischi che vengono fatti per evitare quello che l'avvocato stava richiamando un attimo fa. Perché che cosa succede? Che io dopo X anni chiamalo per un fenomeno psicologico, poi per un fenomeno fisico, poi per quello che sia, ma io ho una certificazione di quelli che sono gli interventi che sono stati fatti. Questo qui è a garanzia del, anche perché guardate, in tutto questo lo dico con la drammaticità che spero, noi abbiamo un dato sul quale, come WIP Vigili del Fuoco, abbiamo fatto una riflessione e che devo dire mi ha molto colpito. E l'aspettativa di vita dei Vigili del Fuoco è significativamente più bassa della media nazionale. E questo qui, se questo dato è vero, accanto all'87%, dobbiamo dire che le persone che fanno questo tipo di lavoro hanno la consapevolezza di mettere a rischio la propria esistenza per un dato che è convintamente anche vocazionale. Se no nessuno deve fare il vigile del fuoco, ma dobbiamo anche sapere apprezzare il servizio che questi concittadini fanno per la comunità, e quindi in questo senso del nuovo del contratto riteniamo che sia gli aspetti legati alla parte normativa della ridiscrizione corretta
delle responsabilità, e ripeto, non è un dato esimente della responsabilità del vincitore. Nessuno sta chiedendo, cosa che, come dire, come lei insegna, esiste nel nostro ordinamento persone che sono, come dire, responsabili ma irresponsabili di quello che fanno rispetto a quello che è il compito che gli viene assegnato. Loro sono responsabili, bisogna riportare nella giusta direzione. Ci dovrà essere una responsabilità, se qualcuno non sbaglio, dove c'è dolo, ovviamente non dove c'è, certo che se io agisco con dolo lì è un atto, ma dove io agissi con colpa grave, è chiaro che l'azione ha rilevanza sul mio rapporto di lavoro, lo dico esplicitamente, potrò essere licenziato piuttosto che sospeso, ma la ragione, il danno che io vado a cagionare deve essere in capo all'amministrazione, perché io non sto agendo in una condizione ordinaria, non è che io sto in un ufficio e sto guardando una pratica, io sto agendo in una situazione di soccorso dove l'errore è dietro l'angolo. E ho fatto stamattina un esempio, ad esempio ci sono siamo in Italia che, come dire, di esercitazioni dove ho fatto l'esempio del carro armato che è andato un po' su tutte che ha battuto, le cronache, no? Ha battuto un pollaio. Che ha battuto un pollaio, e dico che è il sottufficiale che guidava il carro e che era responsabile dell'appuntamento, senz'altro avrà subito quelle che saranno state le sanzioni del caso, ma senz'altro non è stato lui chiamato in giudizio dal proprietario del pollaio per il risarcimento. Sarebbe veramente una cosa assurda. Oggi abbiamo invece che paradossalmente questa cosa può avvenire. Guardate che in questa situazione, soprattutto con l'evoluzione delle competenze che accompagnano anche le varie professioni e soprattutto quelle così delicate come quelle del soccorso, che soprattutto rispetto all'utilizzo nella società di materiali sempre più complessi da maneggiare e da trattare, e vuol dire anche che non si deve correre il rischio della famosa osservazione che credo che sia nel ristorante, si sente male qualcuno e qualcuno dice sempre c'è il medico, no? E non c'è mai un medico se il medico non è particolarmente fornito, ma perché il medico sa che nel momento in cui presta soccorso sta mettendo a repentaglio il suo patrimonio. Ecco, evitiamo di creare un meccanismo dove ancora oggi, invece che premiare le professionalità, invece che dire grazie di essere intervenuto, invece, come dire, si trova nel soggetto che opera nella situazione di soccorso l'imputato rispetto a dei comportamenti che vengono ritenuti non adatti. E ripeto, non adatti col senno del poi, perché poi è chiaro che in quel momento nessuno di noi sa come avrebbe reagito, quindi anche chi magari parlo, chi gerarchicamente sovraordinato all'interno dell'amministrazione è in grado di dire come razionalmente, perché a leggere il manuale una settimana dopo che il fatto è successo, quando ciò ben definito la fattispecie, sono capaci di quel momento, rispetto alle notizie che uno ha, alle conoscenze che uno ha, come dire, si fa la farina, si fa il pane con la farina che si è. Ma di fronte alla mamma che vede il figlio a negare, chiaro che ti butti, poi se hai un salvagente e non ne hai due, ti butti, perché non è che dice, ma veramente io in dice il Facebook, esatto. Questo lo vediamo e del resto, esatto. Spesso anche queste situazioni avvengono anche testi pubblici, per cui c'è anche un'aspettativa nei confronti del salvataggio, no? Che credo che su vigile del fuoco, almeno io ne ho conosciuti tanti, ho sposato uno, però non ho mai visto insomma un vigile del fuoco tirarsi indietro, quindi questo anche ci dà il senso della dedizione e anche di questa statistica insomma che porta, dice tra l'altro il rapporto Italia 2021 degli occhi spesso 87,7% per
parlare poi delle parole del Presidente della Repubblica, insomma, che parla di molto amico e attento, insomma, quindi chiaramente il coro di lodi, insomma, che si estende all'intero territorio nazionale. Avvocato, rischi in aumento, professione sempre più complessa, e quindi anche tutele che dovrebbero essere in aumento, insomma, come si prepara a questa sfida? Ma allora, diciamo che il vigile del fuoco deve fare il vigile, quindi la prerogativa del singolo lavoratore è quella di continuare a fare bene il suo lavoro. Diciamo che l'evoluzione di questa tipologia di attività, anche del dato normativo, è chiaro che va guardata con una particolare attenzione, e non fare tanto un distinguo tra vigile del fuoco, vigile passato, normativa presente, cioè, questa è una problematica che va affrontata per quello che è, no? Cioè, diciamo, un grande mio maestro dell'università del passato che mi disse non è importante valutare, pensare se è bravo o non bravo per la professione, ma la cosa fondamentale è acquisire un metodo, no? Cioè, quindi per dire questo mi voleva dire è fondamentale che tu hai perfettamente la piena consapevolezza di qual è la metodologia quella di affrontare la problematica. Poi se hai quella metodologia, questa te la trovi sempre, oggi, tra 30 anni, tra i 30 anni fa, perché cambia lo scenario, cambia, ma la metodologia che è quella sempre a trovare la soluzione. E quindi questo è quello che diciamo che io mi aspetto in particolare dalla parte della mia, cioè questa attenzione, questo intervento. Particolarmente attento, aggiungo quello che noi riscontriamo in concreto purtroppo troppo spesso e anche nei vigili del fuoco, soprattutto nei vigili del fuoco, è che questi vicini lettere da parte del proprio datore di lavoro con i quali si dice attenzione, la Corte dei Conti mi ha detto che io devo interrompere il termine di prescrizione perché tu in quell'occasione avevi quel dato intervento, avevi diciamo, creato un danno, un terzo, che ha fatto causa all'amministrazione, l'amministrazione ha sborsato, quindi non causa al dipendente, causa all'amministrazione. L'amministrazione ha sborsato X euro e visto che la Corte dei Conti deve valutare se lì c'è dopo, pagare, un attimo capire, allora dobbiamo interrompere il termine di prescrizione. Chiaramente la persona, quanti ragioni non scusi, però, cioè, che significa? Adesso che mi fanno? E poi ti spiegano. Guarda, guardi che io, quella occasione, e poi torniamo sempre al solito discorso, cioè io in quella occasione ho fatto quello che dovevo fare, quello che volevo fare, cioè, perché adesso mi devono intimare il pagamento di quella somma che loro hanno pagato, il mio datore di lavoro ha pagato il terzo, che io in quel momento agito nell'interesse del datore di lavoro, e per poi restare appeso a chissà che mi succederà. E qui, ma c'è il dolce, ma colpa grave, ma grave che significa? Che vuol dire grave? Cioè vuol dire parametrata, gravitata, da colpa, da responsabilità, cioè io ho fatto il documento. Cioè quindi, anche questo, sotto il proprio assentamento giuridico, non può esistere. Non può esistere che un datore di lavoro, e anche la stessa magistratura, persegue il lavoratore per il tramite del datore di lavoro per andare ad imputare a questo una responsabilità patrimoniale rispetto ad un evento che già nel momento in cui porta un terzo a reagire crea una problematica psicologica, una problematica importante a chi in quel momento si è trovato in quell'occasione, chiunque in un contesto operativo può trovarsi in questa situazione, cioè quindi è fondamentale, al di là adesso gli interventi normativi, regolamentari, arrivare proprio un cambio di presa di consapevolezza, cioè proprio una, cioè una modifica anche del modo di pensare, cioè anche dell'approccio. Cioè quando io scrivo, chi scrive una norma tendenzialmente ha un suo pensiero, no? Cioè la norma nasce da un'idea. Cioè, nasce da un pensiero, nasce anche da un'idea di
come quella norma opererà nel contesto, no? Spesso non ci si rende conto di come quella norma poi possa anche sfuggire mai al pensiero che l'ha fatta nascere, poi c'è chi la prende e la interpreta come su. Quindi è fondamentale che la parte datoriale è solo che non vede la soluzione. La mia parte datoriale si faccia garante e protegge i propri lavoratori, il lavoratore deve fare il lavoratore, quindi deve, perché non deve preoccuparsi di agire o meno in serenità, tanto che vado a agire fondo, dice fuori di là io, non è proprio il problema di sera o non sera, quando io sto sul campo, agisco. Cioè, dopo questo che si può chiedere. Il problema si crea dopo. Quindi è fondamentale che ci sia questo intervento. Cambio di mentalità. Ma la Costituzione che recita, tra l'altro, prevede che il datore di lavoro si faccia carico delle responsabilità della persona che lavora. Allora, la Carta Costituzionale, che è un documento veramente proprio illuminato, indubbiamente prevede questo. Però Carta Costituzionale prevede che il datore di lavoro si debba far carico del danno che il dipendente cagiona a un terzo. La domanda però è un'altra, cioè è sufficiente questo? Perché se io mi faccio carico di pagare 100.000 euro al danneggiato, che però nel frattempo ha preso e ha fatto 10 anni di causa e mi trovo la parte datoriale che non solo non prende atto di quei 10 anni di causa, pur avendo pagato dopo 10 anni, ma avvia ad esempio nei miei confronti il procedimento di scelta, quindi vincola delle responsabilità, e all'esito di quel procedimento magari, come ho detto prima, tramite col placcio della Corte dei Conti chiede anche delle soldi, con una parte di soldi. Se io ho pagato, perché la Carta Costituzionale impone di pagare al terzo, ma il problema è il rapporto interno. In questo la Carta Costituzionale non dice nulla. Quindi bisogna andare oltre il dato testuale dell'articolo 28 della Carta Costituzionale. Bisogna prendere consapevolezza, assumersi la responsabilità di dover proteggere il lavoratore anche nel rapporto interno. Cioè, dare al lavoratore quella senso di protezione, cioè è accaduto questo, bene, non potete, obiettivamente avrai anche sbagliato, ma io al posto con responsabilità di cioè, io dico, mai non mi sarei portato diversamente, cioè non posso dirlo, cioè non ti posso imputare alcuna responsabilità in quello che è accaduto, quindi io ti proteggo, non solo pago io. Ma dico lei, dico, guarda, stai tranquillo, cioè, mi dispiace, non è successo niente, ti do un sostegno psicologico, perché ci sono vicende, richiedono anche il sostegno psicologico. Cioè, ci sono vicende talmente drammatiche che richiedono un sostegno psicologico. E io rappresento persone che hanno, secondo vari queste situazioni, anche con danni gravi, subiti da terzi, che hanno avuto una ripercussione psicologica. Tutt'oggi ce l'hanno questa ripercussione psicologica. E chi li protegge? Posso, perché richiamare l'articolo 28, credo che una lettura testuale dell'articolo 28 ci aiuti anche a delimitare qual era il campo di intervento che l'Assemblea Costituzionale voleva delineare rispetto al sistema di garanzie che devono essere del cittadino nei confronti della pubblica. L'articolo 28 recita in violazione dei diritti. Ricordo che la Corte Costituzionale, l'Assemblea Costituente, quando ha scritto quella norma, era per evitare, dopo l'esperienza, diciamo, del regime fascista nel periodo del ventennio, voleva evitare che si potesse immaginare da parte dell'amministrazione dello Stato di poter violare delle norme che consentissero l'esercizio dei diritti ai cittadini. Malinteso è il ragionamento se per diritti
si intende qualunque tipo di violazione normativa, procedurale, amministrativa, ordinamentale. Siamo fuori completamente da quel tipo di contesto. Lì quello che viene garantito dal Costituente è quello di dire: guarda, tu impiegato nello Stato devi. Ma su questo un grande nostro costituzionalista, il professor Onida, parlava infatti in capo agli amministratori, a chi gestiva, a chi ha rivestito il principio della possibilità di un controllo della costituzionalità diffusa, come diceva lui. Ma questo qui per dire che rispetto a questo tipo di ragionamento noi abbiamo l'esigenza anche qui di non creare confusione. Di non creare confusione. I vigili, come dicevo prima, non è che vanno a violare dei diritti, tutto al più sono imputabili perché rispetto a delle procedure, dei manuali operativi, non hanno rispettato puntualmente quel manuale operativo. Quindi comunque il richiamo all'articolo 28, dove la responsabilità perché si violano i diritti di terzi, qui siamo assolutamente fuori del contesto di quello che peraltro è il comparto, lo dico, non è del soccorso, neanche della sicurezza, dove potrebbero esserci delle eccezioni diverse. Andando alla conclusione, visto che siamo, diciamo, nello spazio di Radio Anvil Network, l'Anvil si occupa dell'associazione che tutela dei vittime del lavoro, sia nella prevenzione che nella fase successiva all'incidente. Sono circa 400.000 iscritti, quindi una larga platea, insomma, che sono interessati all'argomento. Segretario Romano, insomma, come la WIL considera le vittime del lavoro, che ho visto vittime zero, rischio zero, insomma, cartelli dappertutto della vostra sede, insomma, vogliamo fare un passaggio su questo? Sì, noi riteniamo che, ma su questo sappiamo che l'ANVIL è un punto di riferimento importante del nostro paese e credo che su questo abbia avuto anche il riconoscimento di andare alla guida di un grande ente che faccia il sistema della sicurezza sociale un elemento fondamentale di tutela nel nostro paese. Noi quello che riteniamo è che l'esercizio costituzionalmente garantito dalla nostra Costituzione, quella di dire che l'uomo, il nostro cittadino, si realizza attraverso il lavoro, vuol dire che realizzare, dare il suo momento identitario, il suo contributo di cittadino con il lavoro, in questo senso l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, no? Perché è il lavoro che condiziona, che è quello che qualifica il nostro apporto nella società, parallelamente non può essere che il lavoro sia un elemento di morte e di lasciare fuori dal contesto sociale una persona perché un processo produttivo non è stato in grado di tutelare quello che è un diritto, che è il diritto alla salute e alla sicurezza. Su questo riteniamo che vada fatto uno sforzo importante. Crediamo che bisogna allertare tutto il paese su un controllo, sull'esigenza che le norme a tutela del lavoro e della sicurezza del lavoro siano rispettate. Sappiamo che c'è un problema, che ci sta anche un problema spesso culturale di intenzione in questo aspetto, ma sappiamo soprattutto che non abbiamo le strutture che consentono un vero controllo sulla sicurezza. Noi oggi, anche attraverso dei processi di riordino dei sistemi ispettivi, non si capisce bene se alcuni tipi, neanche confusioni, se alcuni tipi di lavoro li fa fare l'INL che ha assorbito almeno gli ispettori dell'INAIL. Anche su questo ci sono delle situazioni di confusione, ma così come ispettori delle ASL, ma su tutto questo tipo di ragionamento, ecco, noi riteniamo che l'elemento della sicurezza sul lavoro, zero morti sul lavoro, sia un elemento che va a connotare un livello di civiltà del paese. Cioè un paese civile quando sa davvero tutelare i propri concittadini, chi lavora e chi lavora svolge e realizza
quella che è la missione del cittadino, quello di vivere in questa comunità, e chi vive nella nostra comunità ha il diritto di vedere salvaguardata la propria salute nel momento in cui lavora e dà il suo apporto a se stesso, alla famiglia e alla comunità. E lo Stato su questo piano come si colloca? Beh, lo Stato ha un deve avere un ruolo fondamentale, cioè lo Stato deve essere quel soggetto, quell'apparato che si fa sostanzialmente garante di questo, no? O dovrebbe essere così. Quindi ha sensato un ruolo centrale. O comunque tutti ci aspettiamo che abbia. È finito rapido, insomma, è stato vicino all'Africa anche recentemente, insomma, sta crescendo, insomma, anche dal punto di vista dello Stato l'attenzione, poi chiaramente devono subire anche altri. Esatto. Cioè, attenzione anche pratica, no? L'intervento tangibile. Quindi, insomma, l'avvocato, diciamo, registra, insomma, l'attenzione maggiore rispetto alle vittime del lavoro in questo momento, allora io ritengo che l'attenzione rispetto a questo tema, quindi alla vittima del lavoro, sotto tutti i punti di vista, spesso la registriamo in quelle occasioni in cui si verificano eventi drammatici, ma io credo che questa attenzione debba esserci sempre. Sempre, ma anche se si vigili del fuoco, io si scrive con i vigili familiari, i vigili purtroppo ricevuti a cadere durante un intervento di soccorso, ricordiamo anche i tre vigili interessati e tanti altri episodi, ma anche in Sardegna, cioè ogni qualvolta si verificano eventi di questo tipo, si accende, no, l'attenzione, il faro sull'importanza della sicurezza e sull'importanza di prevenire questo tipo di forme anche in questi contesti. Il problema è che questa attenzione dovremmo riscontrare sempre, sempre costante davanti allo Stato. Grazie avvocato. Allora, segretario, per concludere, da questi microfoni, dopo insomma, una giornata intensa in cui lo Stato, l'amministrazione dei Vigili del Fuoco, i sindacati, anche alcuni dipendenti, insomma, si sono confrontati, cosa vogliamo dire? Da qui in poi abbiamo aperto il microfono. Assolutamente sì, intanto un ringraziamento all'Anima di questo spazio, perché credo che sia un movimento importante. Credo che la cultura che rappresenta la testimonianza che l'Anima dà sia un elemento essenziale, proprio che caratterizza quel percorso culturale che è fatto da zero morti sul lavoro, ma ricordo anche la capacità di recupero degli infortuni. Uno dei punti di eccellenza del nostro paese, non a caso il Budrio, che l'Anima senz'altro conosce bene, e che fa parte di quel percorso dove l'elemento di farsi carico di quelle che sono le drammaticità, i drammi sul lavoro, deve essere quell'elemento. Non solo cerchiamo i microfoni aperti, ma credo che su questo siamo tutti quanti impegnati ogni giorno a cambiare le norme e creare davvero quel tessuto di controlli che possa garantire a tutti quelli che lavorano, di poter svolgere questa attività con la serenità, che è propria di chi si alza la mattina ed è giusto che torni a casa la sera dopo il lavoro, se il lavoro è diurno, e che comunque sia in grado di tornare a casa con le sue gambe dopo aver prestato il lavoro che è chiamato a fare. E insieme potremo, immagino, ancora fare. Grazie per questo ascolto che ci avete dedicato. Grazie segretario Romano, grazie a tutti.